mette questi fulmini. Non sono le nuvole che si scontrano come la teoria vecchia e formano i fulmini. Queste cose si formano. Ci sono sempre le sfere luminose, gli oggetti volanti nell'aria che formano questi fulmini. Notate sempre questa pallina che si vede, quella è una sfera luminosa. Il tornado viene formato sempre dagli UFO. Sono gli UFO che fanno il tornado, l'uragano, i fulmini granulari. La Sardegna, settimane passate fa, è stata attaccata agli UFO. Gli UFO hanno attaccato la Sardegna. È una razza aliena che vuole dominare la razza umana aliena che vive sulla Terra. E quindi fanno delle catastrofi. Vedete, si vedono sempre delle sfere luminose in giro. Guardate questo uragano. L'uragano, la formazione di un uragano sopra. Ci sono sempre le formazioni che sono gli UFO, come si spostano. Vedete, questo è un UFO, è la rotazione di un uragano. Le catastrofi non sono ambientali, le catastrofi vengono accusate, vengono fatte da questi UFO. Perché anche questo è un UFO e sta formando un tornado. Si vede benissimo. Fulmini. I fulmini sono le nuvole, si scontrano e formano i fulmini, non è vero? I fulmini sono una formazione artificiale, gli sparano gli UFO. Quando piove fanno a gara. Notate qui, anche qui la gente scappa via perché sta arrivando una tempesta, sta arrivando un tornado. Un tornado dal mare. Si vede sempre un'astronave aliena, un disco volante che forma la rotazione. Ripeto, in Sardegna c'è stata questo attacco alieno degli UFO, avete visto la pioggia, pastori che ci hanno perso le stalle. E questa non è una formazione naturale che le nuvole si scontrano e fanno questi disastri, è una formazione artificiale. Quanto vi stiamo dicendo? C'è una razza aliena, rettiliana, che vuole impadronirsi della Sardegna. Avete visto le piante strappate dal terreno con le radici, interi pinetti. Non è una tromba d'aria, è un attacco alieno, sta avendo inizio in Sardegna e ne vedremo anche un altro a settimana, una tromba d'aria mega potenziale in Sardegna.